Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono passati esattamente 3 anni dall'ultima volta che ho fatto un video su YouTube. Devo dire che l'emozione è anche abbastanza forte, visto il ritorno che nessuno si attendeva e nessuno voleva, perché nessuno mi cagava qua su YouTube. Il motivo per cui mi sono spostato su TikTok, ho fatto dei video e anche lì nessuno mi ha cagato dopo una certa. Quindi eccomi qua a parlare per l'appunto della serie TV di Fallout. Ho trattato di Fallout qui su YouTube, sul mio canale TikTok. Come sapete, sono un grandissimo fan della serie, ho giocato a tutti i capitoli canonici. E parlerò di questa serie, dei pro e dei contro, sotto due prospettive. La prospettiva di uno spettatore che non ha mai visto Fallout, non ha mai giocato a Fallout e tutto quanto, e la prospettiva mia, quindi quella del fan accanito, che sa la storia, sa la lore meglio della storia dell'uomo, e quindi qualcosa ne sa e può giudicare la correttezza della serie TV per quanto riguarda la storia e la lore del videogioco. Ovviamente questo video è per le persone che hanno finito la serie, quindi se ancora l'avete vista, la state per finire tutto quanto, scappatene perché il video sarà pieno di spoiler dall'inizio alla fine. Non ditemi che non vi ho avvisato. Vi dirò subito una cosa: la serie prima del finale dell'ultimo episodio per me era un 5,5. Vi dico questo. Dopo le scene finali, quindi con l'attivazione del nucleo a fusione fredda e con quei frame che mostravano New Vegas, è automaticamente passata da 5,5 a 6,5-7. Quindi questo per farvi capire e darvi qualche indizio su cosa ne penso di questa serie, darvi un'idea di quello che stavo per dire. Quindi rimanete fino alla fine per capire il perché di queste valutazioni. Per quanto riguarda uno spettatore normale, la serie nulla da dire, è abbastanza è fatta bene sotto tante prospettive. Non sto qui a parlare della regia, degli effetti speciali attuando perché non mi competono. Posso parlare al massimo di coerenza, di caratterizzazione dei personaggi, di coerenza della storia, della caratterizzazione dei personaggi che c'è. È molto coerente, molto lineare come storia, come trama, nonostante giri intorno però appunto ai tre personaggi, ossia Lucy, il ghoul Cooper e lo scudiero Maximus della Confraternita d'Acciaio. Quindi non era facile sia fare un adattamento cinematografico di Fallout in generale, rispettandone la lore, perché vi dirò fin da subito, fino al quarto, quindi episodio, allora era rispettata molto alla perfezione. E non era facile né rispettare la lore né fare una storia coerente fatta bene con tre personaggi come coprotagonisti. Quindi sotto questo profilo la serie è impeccabile. In termini di cura dei dettagli siamo a livelli maniacali, perché negli episodi che sono stati per l'appunto si svolgevano all'interno di Vault, questi erano fatti alla perfezione. Erano proprio nei minimi dettagli, ma proprio in generale per quanto riguarda gli effetti sonori, tipo dell'armatura atomica quando cammina, l'uso degli steampack, anche le confezioni delle sugar bombs, l'uso degli steampack, i suoni che i Pip-Boy fanno, tipo quando si fa un accesso a un qualcosa c'è il rumore di quando si livella su Fallout. Quindi c'è una cura maniacale che per un adattamento cinematografico di un videogioco non era assolutamente scontata, ma per niente. Il punto di forza di questa serie, l'ambientazione riprodotta in maniera fedele, è soprattutto fruibile anche per gli spettatori. E questo non lo dico solo perché, per riportarmi un esempio personale, tipo la mia ragazza ha visto il primo episodio, gli è piaciuta tanto e vuole, la sta continuando ed è per ora al terzo episodio. Ma potresti dirmi, Armando, che ce ne frega la tua ragazza e tutto quanto? Lo dico nei dati perché al momento Fallout è al primo posto su Amazon Prime per serie TV viste in Italia. E la cosa che mi è piaciuta tanto, gli episodi iniziali, era che non solo si riportava alla perfezione anche, che ne so, i mob, tipo i mostri, le torrette, quindi caratteristiche, i Pip-Boy, tutto dei Vault, tutto questo è un elenco infinito di cose che hanno riportato la fedeltà, ma hanno anche integrato, aggiunto cose che magari non abbiamo visto nei capitoli videoludici di Fallout, ma che hanno senso, cioè sono cose che tu vedresti bene in un contesto, in un'ambientazione come quella di Fallout. È come il fatto che c'erano tre Vault attaccati, tre Vault collegati tra loro. Non abbiamo mai visto nei videogiochi tre Vault collegati, però cioè, non è un elemento che stona. Per
perché considerando gli esperimenti e il background della Voltec, ci si potrebbe aspettare una cosa del genere. Idem per quanto riguarda la Confraternita dell'Acciaio, avrei tantissime cose da dire, anche negative, però hanno ampliato quell'aspetto da setta, da culto religioso, qual è la Confraternita dell'Acciaio, cosa che si è andata a perdere negli ultimi capitoli, e quindi abbiamo assistito al rito di iniziazione. Quando si marca per l'appunto lo scudiero con il ferro bollente dell'armatura e quindi con il metallo bollente dell'armatura, quindi sono tutte cose che magari non stanno nei videogiochi, ma che hanno senso, funzionano, messe in una serie TV che va dal talento cinematografico al videogioco di Fallout. Per non parlare anche del fatto che c'erano molte scene ambientate in mezzo al deserto. Hanno riportato quella cosa dei primi capitoli di Fallout, in questi paesaggi deserti immensi e tutto quanto, che per ragioni di gameplay non venivano esposti, però comunque le mappe dei primi due Fallout erano immense, erano per la gran parte deserto e steppa, con qualche insediamento che sorgeva e collegato tra loro da qualche rotta commerciale. Queste erano le prime mappe di Fallout e mi fa piacere che questa cosa l'hanno ripescata e l'hanno riadattata cinematograficamente, così come anche hanno messo nuovi insediamenti come la città di Phil e il mercato che si vedeva era perfetto perché è proprio come me lo immaginerei un mercato, tipo il mercato del pesce di Bari, ma in un contesto di Fallout. È fatto veramente molto bene. La caratterizzazione dei personaggi è bella, anche se ho molto da dire sul personaggio di Maximus, ma questo diremo quando elencheremo i contro di questa serie, che sono tanti. Come anche come hanno gestito innanzitutto i supermutanti. E voi direte: Armando, ma i supermutanti non ci sono in questa serie. E grazie a Dio, perché considerando la tendenza di Bethesda di inserire supermutanti in qualunque contesto, in qualunque videogioco per forza, anche facendo risultare una forzatura, non era scontato che non apparissero in questa serie. Potevano inserirli con qualche forzatura, e in realtà non ci sono stati, rispettando la lore. Così come ho apprezzato anche la gestione dei ghoul, perché io pensavo che Cooper, il coprotagonista ghoul, appena l'ho visto nel trailer, ho detto: ma questo non è un ghoul, questo è al massimo un Deadpool un po' più invecchiato, un po' più ringiovanito, invecchiato a seconda delle versioni. Invece si capisce perché Cooper è così. Perché poi ci fanno vedere i ghoul, quelli veri e propri, in transizione tra non ferali a ferali, che sono fatti da Dio, veramente sembrano questi zombie con la pelle che si stacca, il cranio, le orbite, meraviglioso. E si spiega anche perché Cooper è così, aggiungendo una cosa come il siero che Cooper cerca e che è molto prezioso e tutto quanto, che se ingerito non si capisce cosa fa, se rallenta il processo di transizione a ghoul ferale, preserva dalle radiazioni, non si capisce che fa, però comunque lo usa e giustifica perché è magari in condizioni migliori rispetto ad altri ghoul, a quei riflessi, a quelle movenze, quella precisione con le pistole e tutto quanto che un ghoul non potrebbe avere, perché un ghoul è più decrepito o al massimo selvaggio. E voi vi direte: ma perché allora all'inizio, verso l'ultimo episodio, eri sul 5,5 in votazione, si è negato tutti questi pro? Perché la serie, quando è arrivata a toccare gli elementi più grandi di lei, come la Voltec, la Confraternita e soprattutto la Repubblica della Nuova California, ha fatto un casino immane. Ma ancora una volta parliamo dalla prospettiva di uno spettatore. Il personaggio di Maximus. Il personaggio di Maximus è stato veramente caratterizzato alla cazzo di cane. Ci ha fatto capire in tutti i modi la serie che è un personaggio estremamente stupido, che non ne combina una giusta e tutto quanto, e mi ci vedo anche lui sotto certi profili, però per me è un personaggio sprecato. Abbiamo capito che c'è un'ampia letteratura scientifica che ci parla della sindrome dell'impostore, che è quello che succede a Maximus, perché si ritrova in un contesto, in una posizione in cui non dovrebbe trovarsi. All'inizio fu scartato come scudiero, perché c'era l'amico che era stato preferito a lui. L'amico inspiegabilmente viene ferito, viene sabotato e quindi viene nominato lui al posto suo. Va in spedizione con il cavaliere. Il cavaliere muore, lui lo lascia morire, non lo soccorre e gli ruba l'armatura, quindi livella ancora di più nelle gerarchie. Moldaver muore, l'amico gli dice: è stato lui ad ammazzarlo. L'anziano addirittura pianifica di creare una confraternita basandosi come lui, come modello da seguire e tutto quanto.
tutta una serie di circostanze in cui lui non c'entra, non ha fatto niente, si trova lì al momento giusto, nel posto giusto. Che può essere tranquillamente un parallelismo magari tra Maximus e Lucy, perché Lucy inesperta esce dal Vault, la transizione fatta è perfetta, mi è piaciuto tantissimo come si atteggiava tutto quanto, completamente incosciente dei pericoli del mondo esterno, e si poteva fare la stessa cosa con Maximus, magari mentre scortava il cavaliere moriva, e non magari perché ha combattuto contro uno Yagwai, ma magari contro un Deathclaw che è più letale di uno Yagwai per ragioni abbastanza ovvie, e comunque fuggendo, mettendo, perché è una critica che si fa molto alla Confratente in questa serie, è che sta perdendo di valore, motivo per cui i cavalieri fuggono in battaglia, sono inefficienti, tutto quanto, quindi... ci sta che fuggendo viene ucciso dal Deathclaw, tutto quanto, quello magari si trova così, prende la radio, è morto il cavaliere, non so che devo fare, non possiamo tornare indietro a riprendere, di cavartela da solo e portare avanti la missione, robe di questo tipo, e quindi lì, messo sul momento, Maximus deve crescere, è in un contesto in cui per appunto deve superare i suoi limiti e fare di meglio, mettere in pratica tutte le cose che ha imparato in addestramento e servire la confraternita. No, semplicemente sabota il cavaliere che doveva scortare, e non c'è una crescita, non c'è una crescita nel personaggio di Maximus, perché ogni volta sono situazioni a suo favore. In cui lui non ha alcun merito in quello che fa, non ha fatto bene neanche l'unica cosa per cui era lì, ossia portare la testa con il contenuto dello scienziato dell'enclave. Ha portato una testa finta e doveva essere giustiziato, e viene salvato col potere in sostanza dell'amicizia a Naruto. La Power Armor, detta anche armatura atomica, altra cosa sprecata, perché sprecata e gestita male. Perché? Ancora una volta, prospettiva spettatore, prospettiva videogiocatore. L'armatura atomica si chiama così non perché è figa, ma perché è progettata per resistere a un'esplosione atomica. Quindi, ovviamente, se tu colpisci un soldato in armatura atomica con un missile termonucleare, è ovvio che muore, si sa. Però è progettata che se esplode una bomba e un soldato in armatura atomica si trova in sua prossimità, resiste anche alle radiazioni e all'impatto, oltre a essere una corazzata in movimento nel campo di battaglia. Mi spiegate allora perché, se metti un uomo in armatura atomica contro uno Yagwai, che sarebbe semplicemente un orso mutato e un po' più forte rispetto al normale, un soldato muore per le ferite riportate in battaglia? Mi spiegate la logica e il senso di tutto ciò? Oppure, come nella battaglia finale, che vedevi alcuni soldati correre col fucile, semplicemente una granata, una bomba esplodeva nelle loro vicinanze, questi barcollavano e poi non si rialzavano più. È un'armatura atomica, una granata non dovrebbe fargli a malapena qualche graffio li può riportare. Questo è il senso dell'armatura atomica. Ho odiato il momento in cui Cooper si presenta e dice: "Ah, io conosco il punto debole, è un difetto di fabbricazione dell'armatura atomica", e riesce a uccidere 5-6 soldati in armatura atomica con una pistola. Perché? Per questo difetto di fabbricazione, cioè una roba semplicemente ridicola, anticlimatica, che tu la guardi e dici: ma vai a fare in culo, ma dai. E anche perché, e sicuramente ve lo siete detti tutti quanti, vi sarete chiesti: allora perché non l'ha fatto all'inizio, quando si scontrava contro Maximus, a Phil e tutto quanto, anziché sparare a vuoto come ha fatto spiegando tutti i proiettili, perché non ha mirato in quel difetto di fabbricazione e tutto quanto? Quindi errore di sceneggiatura palese. Intanto c'è questa luce per cui sembra un cadavere, ma vi posso assicurare che è un difetto della luce, non sono così bianco. Dicevo, a livello anche di sceneggiatura, di logica di quello che succede, non ha neanche senso quello che è successo nel finale, perché se da un lato ho apprezzato tanto la gestione di Moldaver e di Hank, deve chiamarsi così il soprintendente e tutto quanto, quindi si rivelano essere Hank il cattivo e Moldaver in sostanza un personaggio buono neutrale, è un colpo di scena che ho apprezzato tanto. Dall'altro canto mi è andato il cazzo, mi è stato gestito il tutto, quindi Moldaver muore così dal nulla, c'è questo personaggio di armatura atomica che entra in scena decapitato, non si sa come, collassa a terra, Hank gli ruba l'armatura atomica, arriva Cooper con una pistola, lo stesso Cooper che è riuscito a uccidere 5-6 personaggi di armatura atomica non riesce a uccidere Cooper che stava fuggendo in armatura atomica, scusatemi, un Hank ferito in armatura atomica. Così, cioè è successo tutto nello stesso episodio.
Queste sono alcune incoerenze e errori che si possono rilevare da semplice spettatore. E ora passiamo agli errori che si possono vedere da videogiocatori contro sotto il profilo del videogiocatore, quindi di lore. Ora posso sembrare il fan che ha attaccato la lore a queste cose qua, tutto quanto, che si incazza. Io mi incazzo per un semplice motivo, per due semplici motivi. La prima è che è canon questa serie, quindi sì, va a modificare, aggiungere e riscrivere la lore della serie a cui gioco da quando facevo la prima media e che è in vita dal 97, quindi mi rode un po' il culo che alcune cose vengano sfanculate così. In secondo luogo, nessuno ha puntato la pistola a Nolan e dire tu devi ambientare questa serie nella costa occidentale la cui trama va avanti al 97. Potevi farla nella costa orientale che va avanti al 2008 con Fallout 3 e quindi c'era molta più carta bianca per scrivere, modificare e mettere le fazioni che si volevano. Che sia chiaro, perché se questa serie non era canon, per me era 10, perché mi bastavano così le citazioni, i riferimenti, le aggiunte erano perfette. Però è canon, riscrive parte della storia di Fallout e lo fa anche in maniera stupida. Domanda: ma sapete che la confraternita dell'acciaio ha un distaccamento occidentale da cui nasce la confraternita e un distaccamento orientale? Dove per appunto che vediamo in Fallout 3 e in Fallout 4, sapete che sono due distaccamenti con due ideologie diverse e che per l'appunto non è specificato minimamente da dove provengono i soldati che abbiamo visto all'inizio nel campo di addestramento in quel paesaggio continentale, invernale, via dicendo, che sicuramente non era la California. Ancora una volta, perché mi attacco a queste cose? Perché la serie per i primi 4-5 episodi era estremamente fedele alla lore e all'ambientazione di Fallout. Quindi che mi cascano su queste cose qua mi fa girare le palle, perché se era incoerente dal primo episodio io non avrei detto A su tutto questo. Però l'aspetto, il fatto che la confraternita ha due sedi, ha due distaccamenti, lo sanno pure i sassi che giocano a Fallout. Quindi è importante, potevamo mettere una scritta, che ne so, Boston, Washington, anche nel Midwest, perché teoricamente potrebbe esserci la confraternita anche lì. No, non si sa da dove cazzo arrivano e soprattutto non si sa che fine ha fatto la confraternita a Occidente, in quelle parti lì, in California, Nevada, non si sa un cazzo. E ora arriviamo al pezzo grosso, la Repubblica della Nuova California. La Repubblica della Nuova California invece è stata gestita con i piedi. A cominciare da un semplice motivo: perché bombardare? Perché far saltare in aria Shady Sands? Perché? Cioè, che senso ha? Hanno ridotto. Ma il bello è che mi è pure bruciato il cuore, perché non solo la Repubblica è la mia fazione preferita e l'hanno nuclearizzata, ma mi mettono pure il flashback di quando Shady Sands era anche in vigore, c'erano i tram che scorrevano, che non stanno né a Roma e né nel videogioco di Fallout, i tram che si muovono, quindi mi sono detto minchia, l'hanno pure riadattata cinematograficamente anche bene e me l'hanno nuclearizzata. Mi sono detto vabbè, l'hanno fatto perché c'è una guerra con la confraternita, con l'enclave, no! Perché il sovrintendente gli rodeva il culo che la moglie era uscita all'esterno e ha scoperto la bellezza del paesaggio esterno, del mondo in superficie, e l'ha nuclearizzato. Per un capriccio. Ma è una roba fuori, cioè è una roba senza senso. E qui mi incazzo ancora una volta perché potevano usare benissimo i contenuti di DLC. Perché loro hanno messo alcuni contenuti di DLC, come per esempio lo scienziato, il capo scienziato di Big Mountain. L'hanno messo in quel colloquio, in quella conferenza segreta della Voltec. Stava la Westech, stava Mr. House con la Robco, stava la Repcon e c'era anche Big Mountain, che è una cosa abbastanza di nicchia. Parliamo di un DLC di Fallout New Vegas. Potevano mettere Ulysses, il nonno Somme Road, c'era una parte della California già nuclearizzata, che era il Divide. E c'era anche c'era la possibilità di nuclearizzare parte della regione o della California o di entrambe. Magari se non riallacciavano a quello avrei apprezzato perché almeno c'è un collegamento con Ulysses, che è uno dei personaggi più importanti di Fallout. No, per un capriccio del sovrintendente. Cioè, quindi io sto in un vault e decido di nuclearizzare letteralmente una città che sta sopra di me. Senza senso. Non hanno manco inserito in un contesto giusto, perché si vede dalla lavagna del Vault 4 come lo sgancio della bomba avviene nel 2277. Ragazzi, le basi, Fallout New Vegas è ambientato nel 2281.
Fallout 3 nello stesso anno, Fallout 4 più tardi, nessuno fa riferimento a Shady Sands che è stata bombardata, che è saltata in aria, nessuno. Ma almeno me lo facevi, se proprio volevi farlo, me lo facevi dopo. Cioè, qua si rischiano di riscrivere la storia della serie di Fallout, di una delle fazioni più importanti di Fallout, e soprattutto New Vegas. New Vegas a me ha fatto piacere perché New Vegas e New Vegas, non si discute, erano messa nella scena finale. Ma poi scopro che hanno messo nei titoli di credito, nei titoli di coda, parti di New Vegas distrutte in rovina. Io mi sento, ma che cazzo hanno combinato questi? Stanno rischiando, riscrivendo tutta la lore, la storia della costa occidentale americana di Fallout con i piedi. E da cazzo, perché USA, cioè, beh, è grandissima è grandissimo come stato. C'è tutta la costa orientale che è ancora acerba, deve ancora svilupparsi, non ha quella storia decennale che ha la costa occidentale. C'è tutto il Midwest, ci sono tantissime cose. Il bisogno di intaccare una lore integra, decennale, e su cui si basa parte della serie di Fallout, mi dà cazzo. Mi dà cazzo, specie se, da quello che ho visto nei primi episodi, la lore è stata rispettata alla perfezione. E mi cade così sul più bello per quanto riguarda le fazioni e le cose più importanti. L'unica mia speranza è che, visto che hanno attivato il reattore a fusione nucleare, scusatemi, la fusione fredda, e ho visto tantissime luci accendersi per tutta la California, ho detto, beh sì, Shady Sands magari è stata bombardata, però la Repubblica della California, come avevo pensato, è comunque immensa, quindi magari non è caduta del tutto, anche se per il momento ci hanno fatto vedere questa benedetta repubblica come un mucchio di soldati, di reietti, capitanati da Moldaver, che non si capisce neanche che cosa fosse, se una signora della guerra, un ex presidente della Repubblica della California, non si sa niente, e muore senza lasciarci informazioni aggiuntive e tutto quanto. Magari ne chiariranno nella seconda stagione, si spera. Così come si spera che non abbiano fatto macelli con New Vegas, che non abbiano riscritto Fallout New Vegas, perché questo è il rischio, e soprattutto trattano la Repubblica della California come deve essere trattata, non come hanno fatto magari in questa stagione, che per ora la Repubblica della California è quella cozzaglia che stava nell'osservatorio, quella cozzaglia di gente che basta una semplice pattuglia della confraternita viene spazzata via. Ragazzi, la Repubblica della California alla confraternita, all'enclave, ha fatto un culo così. Ha preso la gente dell'enclave, ha messi in fila, li ha fucilati. L'enclave, la fazione più importante di Fallout, non è una cozzaglia di gente che si organizza e facciamo una repubblica. Non è così. Ed è come è stata trattata per ora. La parte più bella deve ancora venire, quindi magari correggeranno il tiro, queste robe qua. Quindi abbiamo neutralizzato Shady Sands, ma sti cazzi, la Repubblica è ancora viva, ancora forte, vigorosa, c'è tutto il Nevada. Quindi questa è la mia speranza. Sono curioso anche di vedere cosa ci sarà, perché comunque, ripeto, la trama, nonostante tutto e le varie incongruenze, comunque è bella, coerente e coinvolgente, quindi sono sicuro che dal punto di vista narrativo ci sarà da divertirsi anche nella seconda stagione, quindi comunque non è assolutamente niente da buttare questa serie, sia da come spettatore che come fan di Fallout, salvo poi che non riscrivano tutta la lore e la storia, perché sarebbe un peccato, uno spreco di tempo e di denaro, di soldi e soprattutto un male per la serie videoludica. Motivo per cui da 5 e mezzo sono passato a 7 con la scena finale. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, senza uccidervi. Seguitemi sul mio canale TikTok se vi va. E se venite invece da lì, magari iscrivetevi al mio canale YouTube. E ci vediamo alla prossima.